bella cosa una giornata di sole come questa. E che bella cosa questa piazza. È stato emozionante seguirvi oggi nel cammino che vi ha portato da tutta Italia fino a Roma, in questa piazza del popolo che è piazza del popolo e non del populismo, che è piazza delle donne e degli uomini che credono nella politica, che vogliono bene all'Italia. Qualcuno ha scritto: ma che senso ha che oggi ci sia in piazza il partito che rappresenta il governo? Che senso ha che ci sia in piazza un gruppo di donne e di uomini che non dicono no, che non urlano, che non insultano, che non vanno contro, che non dicono vaffa, ma che provano insieme a fare una proposta per il futuro del paese? Ha molto senso. Ha il senso di una politica che non vuole essere soltanto la politica che sa insultare gli altri. E noi ne avevamo bisogno di questa giornata, avevamo bisogno di voi. Vi siamo grati di questo straordinario abbraccio che in qualche modo racchiude tutte le storie di questi mesi, le storie di chi ha parlato su questo palco. Fatemi dire grazie alle tante testimonianze bellissime che abbiamo ascoltato oggi, ma anche le storie del PD, le storie di chi dentro il PD ha avuto in queste settimane e in questi mesi discussioni, ha avuto in queste settimane e in questi mesi anche qualche litigio di troppo. Lasciatemelo dire con forza, è bello fare le riunioni in streaming, ma quanto è più bello potersi abbracciare in piazza, tornare ad avere un luogo che è il luogo della comunità. Il nostro destino non è litigare al nostro interno, il nostro destino è cambiare l'Italia, farlo per i nostri figli, farlo per i nostri nipoti e farlo adesso. Ci sono tutti i giorni migliaia di persone, più o meno vere, più o meno finte, che sui social network, su Facebook, su Twitter, sfogano la loro rabbia, la loro inquietudine, insultando gli altri, raccontando tutto ciò che è negativo, inventando le cose più brutte e più negative per poter denigrare il lavoro degli altri. E poi ci sono delle persone che cercano passo dopo passo, in particolar modo i sindaci e gli amministratori comunali di tutti i territori del nostra penisola, che invece quotidianamente cercano di fare che cosa? Di portare un pochino più avanti il senso della bellezza del nostro paese. E io credo che da questo punto di vista ci sia bisogno di dire qui, con grande forza, con grande tranquillità, ma anche con grande libertà, che quelle donne e gli uomini che pensano che si possa soltanto insultare devono aver avuto una vita particolarmente difficile. A loro il nostro abbraccio più affettuoso, a tutti quelli che vivono di odio auguriamo un po' di amore, se sapranno amare un decimo di quanto odiano la loro vita sarà più felice, noi saremo da un'altra parte a raccontare le nostre proposte, a raccontare i nostri sogni, a non inseguirli in questo cammino. Il più bel discorso della convention democratica non l'ha fatto il presidente Obama, l'ha fatto Michelle Obama. Ha detto: quando loro vanno giù e insultano, noi alziamoci e voliamo all'altezza che è la nostra altezza. Non cadiamo nella tranello e nella trappola, amici e compagni del Partito Democratico. Gli italiani vogliono da noi però non soltanto questo, vogliono concretezza. Vogliono competenza, vogliono capacità di risolvere i problemi. In questo periodo sembra che valga soltanto il grido onestà, onestà. È un grande grido, è il nostro grido, è la nostra carta d'identità. Ma come diceva Benedetto Croce, la politica onesta è la politica capace. Se parli di onestà e non risolvi i problemi della tua città o del tuo paese, non sei credibile.
non sei credibile se non le risolvi le cose. L'onestà è un prerequisito, è una condizione, è il minimo, non è la conclusione. L'onestà è l'obiettivo base, senza onestà non si può nemmeno provare a partire. Il punto fondamentale è quello di riuscire, in particolar modo per tutte le nostre amministrazioni, a realizzare i progetti e gli obiettivi che abbiamo, sapendo che non sempre ci viene bene, bisogna anche avere il coraggio di dircelo, anche se siamo in piazza, piazza che si presta a grandi comizi, bisogna avere il coraggio di guardarsi in modo intimo dentro. Tante volte mi sarebbe piaciuto fare meglio, tante volte mi domando la sera andando a letto, ma forse potevamo fare di più. È vero, potevamo fare di più. Quello che stiamo cercando di fare però ce lo hanno spiegato i testimoni che sono passati su questo palco. Chi ha perso la moglie e oggi ha una legge contro il caporalato ci dice che questa è la nostra sfida, questo è il nostro destino. Chi oggi si può voler bene senza paura perché finalmente le unioni civili sono realtà è la dimostrazione che il nostro destino è cambiare l'Italia. Chi oggi ha ripreso un'azienda, un posto di lavoro a tempo indeterminato e può permettersi di fare un figlio, di pensare a farlo, questo è il simbolo di ciò che noi vogliamo e immaginiamo quando diciamo la politica competente, non soltanto onesta. Non basta dire onestà, onestà, onestà. E a proposito, però non facciamo i furbi, voglio dire a tutti i pullman che nessuno si permetta di lasciare i frigoriferi abbandonati in piazza. Perché noi i complotti non li accettiamo, Quindi tutti, dopo controlliamo prima di andare via, nessuno abbandoni i frigoriferi in questo modo. Salutiamo, e l'ho capito, me l'ha detto 8 volte da stamattina, vabbè. Voglio prima di entrare nel merito dirvi ancora una cosa rispetto alle amministrazioni locali. Avete sentito il vice sindaco di Arquata, io vorrei che da qui arrivasse sì il nostro abbraccio ai sindaci e agli amministratori del PD, ma a tutti i sindaci e gli amministratori del territorio bloccati dal terremoto, a tutti, a quelli di destra, a quelli di sinistra, a quelli civici, a tutti gli italiani, i nostri connazionali, noi siamo con loro. Non permetteremo che questo terremoto sia una incredibile e vergognosa occasione di scandalo come è stata l'Irpinia. Non permetteremo che sia un'occasione di ritardi come è stato l'Aquila. Noi vogliamo che questo terremoto possa avere forte la presenza solidale di tutto il popolo italiano, di tutti i partiti italiani, di tutte le forze politiche italiane, perché si possa ricostruire rapidamente e bene e perché si possa finalmente fare prevenzione in un paese dove stiamo finendo le lacrime a forza di terremoti e di disastri. Prevenzione! Non lo vedremo alle elezioni, ma ci saranno grati i nostri figli. Il piano Casa Italia, gli interventi che stiamo facendo da questo punto di vista sono fondamentali. Allora, ho bisogno di dirvi pochissime cose perché gli amici che vengono da Napoli hanno detto c'è Juve-Napoli alle 9:30. E poi non avevamo mai immaginato nell'organizzare perfettamente questa giornata, fatemi dire grazie a chi l'ha organizzata, a chi l'ha voluta, a chi l'ha pensata, al partito, agli organizzatori, a tutti, Massimo, Bruno, Roberto, tutto il gruppo del partito che ha dato una mano. Nell'organizzarla non avevamo mai immaginato che ci sarebbe stato alla fine di ottobre un caldo estivo, per cui il caldo si sente. Però bisogna guardarsi negli occhi e dirsi alcune cose molto chiare. Il mondo di oggi è un mondo affascinante, pieno di possibilità, di sorprese, però è anche un mondo che ci vede traballare. Avete visto quello che sta accadendo in questo momento negli Stati Uniti d'America? Avete visto quella discussione per cui oggi Donald Trump rischia di essere il nuovo presidente degli Stati Uniti? Noi abbiamo bisogno di dirci con molta forza che la sinistra mondiale, che i democratici mondiali devono ritrovare intorno a alcuni valori fondamentali la propria carta d'identità. Se anche negli Stati Uniti rischiamo di avere il populismo al governo, qualcosa vorrà ben dire. Certo, gli Stati Uniti hanno avuto
uno straordinario presidente che risponde al nome di Barack Obama e che in 8 anni ha dimostrato che si può scrivere la storia. A lui la gratitudine di tutte le democratiche e i democratici per la battaglia sulla sanità, sull'energia, sull'ambiente, per la battaglia sui posti di lavoro e anche per aver voluto chiudere le sue visite di Stato invitando non me o noi, invitando l'Italia, perché l'Italia è amata dagli altri paesi molto più di quello che noi pensiamo. Ma c'è una grande sfida nella sinistra mondiale e dobbiamo averla sotto controllo. Certo, nella sinistra mondiale Bernie Sanders, quando perde le primarie, non è che si mette a fare il tifo per Donald Trump pur di sconfiggere la propria compagna che non sopporta. Bernie Sanders, se ti avanza del tempo, fai un salto da noi, per favore, ne abbiamo bisogno. Ma quello che è fondamentale... Vabbè, diciamo che fino all'8 novembre lasciamola far campagna elettorale. Ma quello che è fondamentale è dire che questa sinistra mondiale che è in difficoltà e che noi ci auguriamo che possa eleggere Hillary Clinton alla presidenza, la prima donna presidente degli Stati Uniti, così ci auguriamo che accada, è una sinistra che è in difficoltà anche in altre parti del mondo. È in difficoltà anche in Europa, molto in difficoltà in Europa. L'Europa sembra aver perso l'anima, sembra aver tradito gli ideali di Ventotene. Io vi chiedo, chiedo anche a questa piazza, come chiedo al Parlamento, come chiedo al Governo, la forza di fare una battaglia che non è la battaglia demagogica e populista contro l'euro e contro l'Europa. È una battaglia per restituire l'anima al continente europeo, che oggi gira la testa dall'altra parte di fronte all'immigrazione, come ci ha raccontato Giusy Nicolini, che oggi fa finta di non vedere che se si tirano sui muri qualcuno rimane intrappolato dentro ai muri. E quando il presidente ungherese, il primo ministro Viktor Orban, dice che il problema è l'Italia, ricordo sommessamente a Orban e a tutti i paesi che vengono da una storia completamente diversa dalla nostra, che l'Italia è tra i paesi non soltanto contributori dell'Unione Europea, cioè dà più soldi di quelli che prende, ma è uno di quei paesi che si è messa in gioco per garantire la libertà a chi la libertà aveva perduto. Prima di parlare dell'Italia si sciacquino la bocca. E mi colpisce che in questa battaglia dobbiamo essere soli, che non si sentano le voci degli altri partiti a dire che una cosa è il confronto, ma quando toccano gli ideali italiani, quando toccano l'interesse nazionale, che non è essere contro l'Europa, ma significa essere dalla parte di un'Europa giusta, forte, solidale. Io avrei voluto sentire anche la voce delle opposizioni nel dire al presidente Orban: giù le mani dalle discussioni italiane. Avrei voluto dire, sentirmi dire da tutte e da tutti, che la battaglia che noi vogliamo fare sull'immigrazione non è una battaglia qualunquista come quella che altri stanno facendo, perché per come siamo fatti noi non c'è sondaggio d'opinione che tenga. L'unico sondaggio d'opinione sono gli occhi dei nostri figli, e io gli occhi dei miei figli li voglio vedere sapendo che se c'è un uomo in mare mi faccio in quattro come italiano per andare a salvarlo. Questo è l'unico sondaggio che mi interessa. Ma una volta che abbiamo detto questo, dobbiamo anche avere consapevolezza che non è possibile continuare con un'Unione Europea che ha l'altruismo quando si tratta di prendere i nostri soldi e l'egoismo quando si tratta di chiudere le frontiere. Questo atteggiamento non va da nessuna parte. Ci vuole un governo forte, ci vuole un paese unito, ci vuole un popolo orgoglioso che racconti all'Unione Europea una cosa semplice. Cara Europa, torna a essere te stessa, torna agli ideali dei padri fondatori, torna al messaggio di abbattere i muri e di costruire i ponti, come diceva Giorgio La Pira. Torna all'ideale dell'altruismo contro l'egoismo, e se non torni ti faremo tornare noi a casa, Europa, perché noi non accettiamo l'idea di un egoismo chiamato Europa. C'è un simbolo
c'è un simbolo su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. È un simbolo strano. È il simbolo di quella nave che nell'aprile del 2015 fu costretta dagli scafisti a un naufragio vergognoso, assurdo, i bambini chiusi a chiave nella stiva, centinaia di morti. Da lì partì l'attenzione dell'Europa ai temi della migrazione. Noi abbiamo fatto una cosa piccola, semplice, banale. Abbiamo fatto quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, e cioè che quando c'è un morto gli si dà sepoltura. Siamo andati a riprendere quella nave, a dare una tomba a quelle persone, e quel relitto della nave lo vogliamo mettere a Bruxelles davanti alla nuova sede delle istituzioni europee. Lo vogliamo mettere lì, in quella sede costata miliardi, per dire che l'Europa non può permettersi 3.000 morti l'anno, 4 volte il numero dei morti dell'ISIS. E contemporaneamente sappiamo che dobbiamo aiutarli a casa loro davvero, che non devono partire perché il mare è il posto più insicuro dove salvarli, che bisogna investire sull'Africa e che bisogna smetterla con la politica di tagli alla cooperazione internazionale che hanno fatto i governi che ci hanno preceduto. Se davvero vogliamo aiutarli a casa loro, non si fa come fanno quelli con le camicie verdi, che in Tanzania ci hanno portato i diamanti del finanziamento pubblico, i leghisti, e poi dicono di aiutarli a casa loro. Ma di cosa stiamo parlando? Dall'altro c'è un grande tema, che è quello che la politica economica così non va. Barack Obama ci insegna che l'unica soluzione in un momento di crisi è tornare alla crescita, non all'austerity. È tornare agli investimenti, non ai tagli. È tornare a dare alle popolazioni la possibilità di guardare al domani con un minimo di speranza. Questo paradigma economico non l'ha inventato questo governo. Il fiscal compact ce l'hanno dato nel 2012, votandolo tutti insieme, nessuno escluso. E oggi diciamo qui con forza, dalla piazza del popolo, la piazza che è del popolo, che siccome nel 2017, casualmente nei mesi in cui a Roma si riuniranno i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, arriva a scadenza il tema del fiscal compact, loro vorrebbero inserirlo nei trattati, noi non accetteremo mai di inserire il fiscal compact nei trattati, se ne facciano una ragione e tornino alla politica di crescita e di innovazione. Perché questo accada, noi dobbiamo avere un 2017 scoppiettante, e il 2017 scoppiettante ci deve vedere in prima linea al G7 di Taormina. L'abbiamo fatto in Sicilia e non nella mia città, a Firenze, come avevo promesso, chiedo scusa ai fiorentini. L'abbiamo fatto in Sicilia perché un importante leader di un paese amico ha detto: la Sicilia? La Sicilia è solo la terra della mafia. Voglio dire a tutti quelli che pensano di parlare male dell'Italia che noi siamo in prima fila nella lotta contro la mafia. Che il Matteo che mi toglie il sonno, l'ho detto a Trapani, non è Matteo Salvini, è Matteo Messina Denaro, e che lo prenderemo prima o poi, lo prenderemo. Ma una volta che abbiamo detto questo, non accettiamo che la Sicilia, una delle terre più belle del mondo, sia considerata sulla base di stereotipi che potevano andar bene decenni fa e neanche decenni fa. Ci dicono che c'è solo la mafia in Sicilia? Li portiamo a vedere il G7, la bellezza del teatro di Taormina, lo splendore della cultura greca, la bellezza dell'enogastronomia di quella terra. L'Italia è orgogliosa della sua bellezza. E fatemi dire grazie a Firenze e ai fiorentini, perché quando a Firenze ho detto sì, abbiamo cambiato, non lo facciamo più a Firenze per questo motivo, anziché prendere un fischio, i miei concittadini mi hanno applaudito e mi hanno detto: siamo con te, noi siamo con l'Italia. Poi
Ci saranno molti appuntamenti nel 2017, ma noi dobbiamo arrivarci con un paese forte. Il referendum serve anche a questo. Io non so nemmeno se parlarvi nel merito di questo benedetto referendum. Non so nemmeno di parlarvi nel merito perché la discussione nel merito è durata anni. Qualcuno mi ha detto che è stata frettolosa. Sono 35 anni che ne stiamo parlando. Io dico, se era approfondita quando si partiva con Adamo ed Eva. Ma il referendum nel merito è molto semplice da spiegare. Basta leggere il quesito, basta leggere la storia di questo paese. Siamo gli unici ad avere due camere che danno la fiducia al governo. E il fatto di avere due leggi elettorali diverse tra Camera e Senato, due elettorati diversi perché al Senato non votano gli under 25 e due modelli diversi, porta ad avere troppo spesso la Camera in un modo e il Senato in un altro. E giù in ciucio. Siamo gli unici ad aver avuto 63 governi in 70 anni. È una roba incredibile. Il governo in carica, mi vergogno a dirlo, è durato più di tutti i governi guidati, tenetevi forte, da Alcide De Gasperi. No, vi rendete conto che cosa vuol dire? Di tutti i governi guidati da Aldo Moro, dei singoli governi. Ora io non so come fare a dirvelo, ma persino Giulio Andreotti non ha avuto, che pure di poltrone, come dire, aveva una certa esperienza, persino i suoi governi sono durati meno del governo nostro. Perché? Ma questa è una riflessione culturale non banale. Ma, ha detto meno male, ma lasci stare, se può garantire, se puoi tirarti su col morale, quello che è durato di più è quello di Berlusconi, per cui... Buoni. Il punto fondamentale qual è? Che se vogliamo dare stabilità al governo, se vogliamo dire che finalmente l'Italia diventa un paese che anziché pensare a cambiare i ministri, prova a cambiare il paese e a dare prospettive ai suoi giovani, il meccanismo di dare un sistema più semplice è il minimo. Siamo gli unici che hanno Camera e Senato che fanno la stessa cosa, ping pong, avanti e indietro. Abbiamo il Parlamento più numeroso e più costoso del mondo. Ah, ma questa è demagogia. Oh, io non vi sto dicendo di ridurre la politica, io vi chiedo di fare più politica, ma io credo alla bellezza della politica, ma non è detto che per fare politica si debba per forza avere un incarico retribuito tra i più alti al mondo come valore. E non è possibile che nelle competenze tra Stato e Regioni, dopo che tutti hanno detto mettiamo a posto, facciamo ordine, ora che finalmente ci siamo arrivati, si debba dire no. Perché no? Perché non l'ho pensato io? Perché non l'ho qualcuno mi ha detto se l'avessimo scritta noi, qualcuno della vecchia guardia, sarebbe stata meglio. Può darsi. Può darsi. Se l'avessero scritta loro, quando toccava a loro, sarebbe stato sicuramente un bene per il paese. Il punto è che non l'hanno scritta. L'hanno discussa. L'hanno contestata, l'hanno chiacchierata, l'hanno digerita e poi si sono dimenticati di scriverla. Il fatto che voi abbiate fallito non vi autorizza a far fallire anche noi. Lasciateci il diritto di provare a cambiare il paese, cosa che voi non avete fatto. E voglio dire con molta forza e con molta chiarezza da qui che se la legge elettorale è stato per settimane il tema di discussione, voi sapete, io penso che sia un tema ingiusto, perché a mio giudizio la legge elettorale è una legge elettorale che va bene, ma compito di chi fa politica è anche farsi carico degli altri. E allora noi non è che abbiamo aperto sulla legge elettorale, abbiamo spalancato sulla legge elettorale, abbiamo dato la disponibilità pur di trovare un accordo a tutti,
Non si utilizzi la legge elettorale come alibi, perché la legge elettorale siamo pronti a cambiarla. Il punto non è questo, non è più questo. Il punto è un altro. Il punto che abbiamo è se vogliamo continuare a guardare soltanto alla nostra storia o se ci va di parlare finalmente del futuro del Paese. Posso dirvi che la riforma costituzionale non è una riforma che ci permetterà di fare la rivoluzione. La riforma costituzionale ci permetterà di arrivare a essere esattamente come gli altri paesi in termini di qualità delle decisioni, di rapidità delle decisioni. La riforma costituzionale non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza senza il quale si torna da capo come si è fatto per 35 anni, dando l'idea di una politica inconcludente. Vi rendete conto che cosa stiamo rischiando? Di ripartire dal via. E perché alcuni di quelli che hanno votato sì in Parlamento, di tutti i partiti, hanno votato sì 6 volte, 3 volte alla Camera, 3 volte al Senato, qualcuno anche in Commissione. Perché dopo aver votato 6 volte sì adesso hanno cambiato idea? È cambiata la riforma costituzionale? No. Ognuno ha un suo motivo per dire di no adesso dopo aver detto di sì. Forza Italia aveva detto di sì. Poi però che cosa è accaduto? Che il Partito Democratico ha individuato una figura per fare il Presidente della Repubblica che a Forza Italia non andava bene e loro hanno cambiato idea. Sono orgoglioso che il Presidente della Repubblica si chiami Sergio Mattarella, un galantuomo. E se hanno cambiato idea per questo, significa che non avevano chiaro che il Partito Democratico noi siamo pronti a fare tutto il compromesso più alto e più nobile, ma sui valori fondamentali del Paese non ci sono accordi alla meno, non ci sono inciuci possibili. Io l'ho detto con chiarezza, nel patto del Nazareno non c'è il Presidente della Repubblica. Per mesi mi hanno preso in giro su questo. Avete visto chi aveva ragione su quello? Avete visto chi è stato serio a dire che saremmo andati avanti su una posizione coerente? E quanti erano quei partiti che applaudivano quando c'era Giorgio Napolitano che avevano costretto a rieleggere Presidente della Repubblica a dire sì, faremo le riforme, Presidente? Quanti erano quelli che hanno cambiato idea? Me lo lasciate dire? Il vero partito della nazione è quello del no. Il vero partito della nazione è quello che va da Brunetta a Travaglio. È quello che sull'Europa mette insieme Monti e Salvini. È quello che tiene insieme Gasparri e De Mita. È quello che da Berlusconi a Beppe Grillo a Massimo D'Alema vuol dire solo no, soltanto no, sempre no. Questo è il partito che vuole bloccare l'Italia. Lasciatemelo dire con forza, perché questo costituisce una ferita per alcuni del nostro popolo. Nei giorni scorsi il presidente D'Alema ha detto delle parole sugli anziani che io vorrei che fossero, io vorrei che queste parole fossero parole scappate per sbaglio. Il punto però è un altro. Come mi ha detto prima qualcuno, qualche importante sindacalista che è qua con noi dei pensionati, mi ha detto: noi non votiamo sì perché, come dice qualcuno, non capiamo che cosa è accaduto. Noi votiamo sì perché li abbiamo visti all'opera e abbiamo visto che quelli che adesso ci dicono che il problema è un altro, loro sono stati il problema nel non cambiare le cose. Noi non abbiamo bisogno di gente che dice no a tutto, no all'Expo, avete sentito Beppe Sala, e poi l'Expo è stato un successo. No alla TAV, no al futuro, no a tutto ciò che rappresenta l'Italia. Non abbiamo bisogno di dire no. Dobbiamo raccontare cos'è il nostro sì.
Ma per essere davvero capaci di dire sì, dobbiamo anche essere in condizioni di capire che questo referendum è l'alternativa tra il futuro e il passato. Questo referendum è l'alternativa tra una proposta per il Paese e un compromesso alla meno. Questo referendum è una grande occasione per l'Italia per poter guardare al domani con un briciolo di speranza in più. Stasera noi metteremo indietro le lancette dell'Italia, indietro di un'ora. Col referendum rischiamo di mettere le lancette dell'Italia indietro di una generazione, restituendo a quelli di prima il diritto dovere di governare. Io vi dico solo questo, l'importante è che siano chiare le responsabilità. L'importante è che non si passino i prossimi 20 anni, noi del PD, a domandarci chi ha ucciso l'esperienza riformista italiana, che è l'unica di riferimento in Europa, semplicemente perché voleva riprendersi il posto che gli era stato tolto. Noi non possiamo passare i prossimi 20 anni così. Però dipende da voi, non dipende più soltanto da me o da noi. Adesso la partita ce l'abbiamo in mano tutti noi. La partita è nelle nostre mani. Lasciatemelo dire con forza, io mi sono quasi commosso stamani vedendo le persone che arrivavano. Oddio, ho visto alcuni treni che dalle 9:30 gliene davano secche di pane, salame e vino. E dico, non male come resistenza. Ma quello che voglio dirvi con un sorriso è che nelle prossime ore noi abbiamo 36 giorni da qui al referendum. 36 giorni. Non sono molti. E sicuramente faremo tutte le iniziative più importanti. Faremo gli SMS, i volantini, i tavolini in piazza, i dibattiti, staremo sui social, tutto bello. Però voglio farvi una proposta. Forse ci rimarrete male. La proposta che voglio farvi è quella non soltanto di fare campagna, ma di fare una cosa in più. Vi propongo nelle prossime 5 settimane di liberarvi ciascuno di voi, una volta alla settimana, per una cena, per un caffè, per un momento di convivialità. Con chi? Con persone che non sanno magari niente del referendum o che magari sono per il no, non per convincerli, anche se si entra nel merito c'è da divertirsi. Ma quello che vi propongo è un qualcosa di diverso. Io penso che ci sia bisogno di tornare a incrociare i nostri sguardi. Io penso che nel mondo di oggi ci sia la necessità di tornare ad essere delle persone, non soltanto degli utenti. Io penso che nel mondo di adesso noi corriamo su Facebook a chiedere l'amicizia a tutti, ma ci dimentichiamo di salutare il vicino di casa. E allora io vi faccio una proposta ardita, anche strana per un partito. Siccome noi siamo innanzitutto una comunità, la mia proposta è questa. 5 serate. Organizzate una pizza, chiamate i condomini, chiamate i colleghi, gli amici del circolo e gli proponete il quesito, perché poi il quesito non è difficile, perché il quesito volete voi eliminare, superare il bicameralismo paritario, sì o no? Cioè non è che c'è sì, no, riprova, sarai più fortunato. Se è sì è sì, se è no ci teniamo il bicameralismo paritario per decenni. Non c'è scritto vuoi ridurre i costi della politica? Sì, no, però io avrei fatto in un altro modo. Non c'è scritto vuoi eliminare il CNEL? Sì, no, riprova. C'è scritto sì o no. Quindi portandovi dietro il quesito e andando incontro alle persone, vi propongo un'esperienza straordinaria. In 5 settimane, certo, noi vogliamo vincere sto referendum e quindi vogliamo sicuramente convincere quante più persone possibili, ma prima ancora di pensare a convincerle, in questo tempo di odio
su internet e sui social, in questo tempo di violenza verbale, in questo tempo di intolleranza, in questo tempo in cui se uno prende posizione per il sì lo insultano dappertutto perché chissà che cosa ha fatto di male, ha detto la sua opinione. C'è un pezzo di Michele Serra bellissimo in questi giorni sui giornali. Vi propongo una sfida curiosa. Mettetevi con l'elenco, scegliete 20 persone a settimana e da qui al 4 di dicembre facciamo vedere una cosa meravigliosa. Il Partito Democratico prova a portare le sue idee, ma soprattutto costruisce comunità in Italia. Non accetta che noi diventiamo soltanto dei codici fiscali. Vi propongo di essere donne e uomini che fanno politica. Vi propongo di non farla dentro i circoli. Vi propongo di non farla chiusi a chiave dentro i nostri equilibri interni. Vi propongo di spalancare le finestre al mondo fuori, all'Italia. Basta con le divisioni interne, i litigi, le discussioni. Riprendiamoci il paese. E facciamolo. In particolar modo lo dico ai ragazzi più giovani. Oh, bisogna esserci nelle università, bisogna esserci nelle scuole, bisogna andare con il sorriso a discutere nel merito. Questa idea che i giovani siano contro la riforma, da cosa deriva? Io credo che ci sia un punto molto semplice. Noi abbiamo bisogno di smettere con lo sguardo rivolto sul nostro ombelico, alle nostre minime chiacchiericci interni, e se ci mettiamo in condizione di ragionare dell'Italia, che cosa vediamo? Io vi dico cosa vedo dell'Italia vedendola da Palazzo Chigi. La vedo spesso dall'alto, sì, è vero, viaggiando in aereo, in elicottero, sì, la vedo dall'alto ed è bellissima l'Italia vista dall'alto. E non c'è un paese che non ti sorprenda con quel paesaggio che sembra dipinto da quanto è impressionante e bello. Quella chiesina, quella torre, ma anche quella comunità, perché l'Italia si vede anche dal basso, da terra. 4.900.000 persone fanno volontariato in Italia. Siamo i leader mondiali, altro che classifiche del PIL. E per loro faremo la legge sul terzo settore, o meglio, i decreti attuativi del terzo settore. È l'Italia che non abbandona gli anziani, è l'Italia che nella solitudine del cittadino globale va incontro alle persone e si prende cura, si fa carico, è l'Italia che mette 2 miliardi di euro in più sulla sanità, per i farmaci oncologici, per i vaccini, per la lotta contro l'epatite C. C'è un'Italia vista dall'alto ed è bellissima e c'è un'Italia vista da terra ed è altrettanto bella. Ma c'è un'Italia ancora più bella. È l'Italia che ancora non vediamo e che è l'Italia di domani. Io so di essere in contrasto con tanti, 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 forse anche con qualcuno di voi. Perché ogni giorno che passa visitando questo meraviglioso paese e anche rappresentandolo con molta umiltà nelle sedi internazionali, mi rendo conto di una cosa, che noi abbiamo un potenziale pazzesco. Per 20 anni abbiamo creduto che la globalizzazione fosse il nostro nemico, che la globalizzazione fosse la cosa di cui avere paura, che la globalizzazione fosse l'ostacolo alla nostra felicità. In realtà, noi abbiamo oggi la possibilità di essere un paese leader nella ricerca. Ieri mi sono emozionato a Padova, ho stretto la mano a dei ragazzi, a dei ricercatori, a dei professori che dopo 5, 10, 20 anni tornavano in Italia perché finalmente l'università italiana faceva dei bandi, dei progetti per riportarli a casa. Non sapete con quante gioia ho detto bentornato stringendo la mano. Possiamo essere leader nella ricerca, nella manifattura, nella capacità di lavorare perché le nostre lavoratrici, i nostri lavoratori, quelli che fanno impresa per bene, non quelli che mettono i soldi in tasca, sono bravi. C'è solo una cosa da fare. Liberare questo paese da un peso eccessivo
della burocrazia, delle regole astruse, della tecnocrazia, dei vincoli europei che non servono a niente, di quelli che non servono a niente. E per farlo c'è bisogno del PD, perché se non lo facciamo noi non lo farà nessuno. Gli altri hanno già dimostrato quello che erano capaci o incapaci di fare. L'Italia di domani può essere la cosa più bella del nostro paese. Ma cosa dici, Matteo? Ma come fai a dire una cosa del genere? Vi provoco, care democratiche e cari democratici, la mia tesi 2 anni e mezzo dopo che sono a Palazzo Chigi è ancora più convinta. Noi possiamo essere il paese più intrigante, attrattivo, capace di sorprendere del mondo. Bisogna smettere di vivere l'Italia soltanto come un elenco di problemi irrisolubili. Ci sono i problemi? Sì. C'è la gente che è ancora in difficoltà sulla povertà? Sì. C'è una grande questione educativa? Sì. Ma proprio perché abbiamo dei grandi margini di miglioramento, io sono convinto che la storia più bella dell'Italia non è la storia che vediamo, che pure è meravigliosa. La storia più bella dell'Italia è quella che, se un popolo decide di mostrare il proprio orgoglio e di mettere in campo, è la storia del futuro, non è la storia del passato. Essere progressista per me significa questo: non stare soltanto a lamentarsi, ma avere il coraggio di guardare al futuro, di costruire il futuro, di non stare ad aspettare il futuro. Tocca a noi. A noi il compito di decidere se essere tra quelli che costruiranno il futuro e lo andranno a prendere, o se saremo soltanto i tanti che, di fronte a una grande occasione, come quando passa un treno, decidono di non salirci sopra per paura, per pigrizia, perché sono arrivati tardi. Io penso che il treno del cambiamento noi ci dobbiamo salire sopra e lo dobbiamo guidare. Non vi dico che sarà facile, vi dico che può essere bello se lo faremo insieme. Viva il Partito Democratico, viva l'Italia che dice sì e che non si rassegna alla paura. Grazie a tutti e buon rientro.